Fiorarelli, ma qual è la vostra strategia per i rifiuti? Perché, ad esempio, se si vede il caso di Livorno, l'accusa che vi viene rivolta è di volere l'isolamento rispetto a un'ottica regionale. Certo, noi diciamo l'antitrust dà perfettamente ragione al Movimento 5 Stelle. Con l'ultima indagine l'antitrust dice che i bacini ottimali per la gestione dei rifiuti devono essere di circa 100.000 abitanti, 90.000 tonnellate massimo. È quello che abbiamo sempre detto noi. Divisione tra chi raccoglie rifiuti e tra chi li smaltisce. Questo è il modello rifiuti zero del 5 Stelle. E a Parrini, che anche nell'ultima conferenza stampa ha detto che vi sono tentativi di intesa fra Rossi e Nogarin, sarebbe necessario anche parlarsi sui rifiuti e quindi sulla vicenda di AMS per rivalutare l'ottica di Rete Ambiente. Voi cosa sentite di rispondere? Io so che le buone idee non hanno colore e possono camminare con le proprie gambe. Se il PD vuole prendere le nostre idee, ben venga. Noi da sempre diciamo queste cose. Se c'è un'apertura da parte di Rossi, che le faccia proprio in senso istituzionale, di regione. No, certo non vogliamo che il PD metta un bollino sulle buone idee che devono essere senza colore. Aggiungo il fatto che c'è un'apertura da parte della regione Toscana su questo tema dei rifiuti. Oggi sono uscite le dichiarazioni dell'assessore Frattoni, che dice che l'impianto di Montale verrà chiuso entro il 2023. Allora oggi diciamo è assolutamente necessario e urgente accendere un faro sul tema dei rifiuti. Possiamo creare posti di lavoro, chiuderli progressivamente tutti gli impianti di incenerimento e adottare una strategia innovativa che da altre parti del mondo funziona. Ecco, ma secondo voi è una questione che ha una rilevanza solo, fra virgolette, politica o anche penale? Ma questo lo accerterà, noi facciamo delle segnalazioni, anche con Ato Sud non abbiamo fatto un vero e proprio esposto, abbiamo fatto un'indagine conoscitiva, un'istruttoria, abbiamo segnalato alcune cose alla procura e queste saranno le forze dell'ordine a accertare i profili penali o civili di liceità.